Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, ben ritrovati nell'area stile del Royal Hotel qui a Sanremo e sono con una splendida ragazza, Marianne Mirage, benvenuta qui a Radio Ciao, Bruno. Ciao, grazie di avermi con voi. Come stai? Adesso bene. Ieri insomma è stato abbastanza complicato perché cantare per prima all'Arison, eliminata a Sanremo la prima volta, per me è stato un colpo al cuore, però ci si rialza e da bravi romagnoli, io sono romagnola, si tira avanti con tenacia che ce l'abbiamo nel sangue, quindi si va avanti. Beh, c'è stata una specie di rivoluzione sui social, cioè tutti ovviamente molto dispiaciuti per questa eliminazione, però tanto affetto da parte di chi ti ha sostenuto, chi ti segue, e poi sei super in tendenza, numero uno in radio, super ascoltata. Questa è una bella soddisfazione. Questo mi rende tanto felice e mi dai l'occasione per ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno votato e tutte le persone che mi hanno sostenuto. Io ci tengo veramente a ringraziarvi e spero con i miei live di potervi ripagare della stessa moneta e della stessa attenzione che mi state dando adesso. Vi ringrazio. Senti Marianne, le canzoni fanno male, perché? Fanno male perché ci ricordano qualcuno che non c'è più o un qualcosa, un momento particolare della nostra vita. Io sinceramente adesso questo momento me lo porterò nel cuore e sono convinta ancora che le canzoni hanno un grande potere, che è quello di emozionare. Io lo faccio sempre con la mia musica, mi sono sempre emozionata e anche in primis da ascoltatrice ho tantissimi ricordi legati alla mia terra. Io vengo da Forlì, sono romagnola, anche se ho un nome completamente francese, in realtà sono romagnola di Forlì e tantissime canzoni, anche quelle che ho ascoltato, jazz, in realtà vengono dal territorio romagnolo, perché è da lì che i miei genitori mi hanno cresciuto e è da lì che è partito tutto. Senti, ma a proposito, hai una canzone del cuore, una che ti porti proprio dentro da sì, da la canzone, ce ne sono tantissime in realtà che mi portano il cuore. Sicuramente La Foule di Edith Piaf è una canzone che ogni volta che la sento, il suo modo di cantare mi fa ti emoziona, no? Non riesco neanche a descrivere la sensazione, esatto. Senti, sei una giovane cantautrice, sei anche diplomata in recitazione, insomma hai fatto un sacco di cose, però appunto sei una giovane cantautrice, come nascono le tue canzoni? Cioè dove le scrivi? Allora, la canzone che ho portato a Sanremo in realtà mi vede interprete, perché la canzone l'ha scritta Caballà e Bianconi, che sono stati due bellissimi autori che ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare con. Sono molto onorata di aver avuto questa canzone con la loro firma sul palco. Detto questo, a me piace scrivere le mie canzoni e infatti il 10, quindi domani, uscirà un EP di 5 brani, tra l'altro novità, una delle canzoni dentro l'EP si chiama Corri e l'ha scelta Puppi Avati per il suo film Il Fulgore di Doni, che uscirà a fine febbraio, quindi per me è una grande è un grande onore, anche perché anche lui è romagnolo, quindi insomma voglio vedere di che cosa parlerà e l'effetto che farà la mia canzone sul suo film. Senti, adesso che si è chiusa questa porta di Sanremo, diciamo così, cosa ci aspettiamo cosa ci dobbiamo aspettare da Marianne Mirage? Cosa bolle in pentola, oltre queste novità che ci hai detto? La cosa che mi riesce meglio è cantare live, quindi ci saranno tanti concerti. Il primo fra tutti, il 25 di marzo, sono a Roma, all'Auditorio della Musica, quindi si parte con una bellissima data, quindi amici romani, sono felice di rivedervi. E poi da lì tante altre date, perché insomma l'Italia è grande. È molto grande. Beh, allora passerei anche Radio Bruno estate. Sarebbe bellissimo, anche perché io mi ricordo le feste di Radio Bruno, sono sempre belle, per cui mi sempre piacerebbe. Sempre piene di gente, assolutamente. C'è tanta emozione. Certo. Bene, noi ti aspettiamo ovviamente. Senti, grazie. Prima di salutarci, un saluto ovviamente agli amici di Radio Bruno. Lì. Un saluto da Marianne Mirage a tutti gli ascoltatori e gli amici di Radio Bruno. E noi ti aspettiamo. Grazie Marianne Mirage qui a Radio Bruno. Grazie mille. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.